Grazio Tennis ci porta questa settimana a Pianura, ospiti del grande Massimo Boscatto e della sua scuola. Con lui abbiamo fatto un riassunto dei risultati recenti di una stagione agonistica davvero molto intensa qui in Campania e ha approfittato anche per abbozzare un pagellone che in questo giro premia i risultati di Giuseppe Caparco del tennis Vomero e Massimo Lupi, entrambi attesi al salto in seconda categoria. All'Open di Sorrento la prestigiosa firma è stata quella di Alessio Di Mauro, vittorioso in finale su Enrico Fioravanti in due set. La sorpresa è stata proprio quella di Giuseppe Caparco. L'under 18 e 31 napoletano si è spinto fino alla semifinale dopo aver superato di Sarra, Zotti, Di Ianni e Mariano Esposito, scalpi che ne certificano il passaggio in seconda. Se Luppe ormai è un posto fisso nei tabelloni finali dei tornei Open, scala velocemente le gerarchie della terza categoria anche l'under 14 Pietro Manola, tra i migliori della sua età in Italia ed ora mina vagante anche tra i più grandi. Sappiamo che Sorrento ha sempre negli ultimi anni ha sempre portato un partere di giocatori notevoli come 3.000 Open, quindi il tennis si muove qui in Campania, si sta muovendo. Ovviamente ci sono degli stop, delle, delle situazioni che bisogna un attimo rivedere dal punto di vista organizzativo eccetera. per i ragazzi, perché ovviamente i ragazzi nella ripresa a settembre hanno... Dei grossi, dei grossi momenti eh, di titubanza, soprattutto a un'età di 15-16 anni. Quindi, stanno lì per pensare se continuare a giocare, impegnarsi, fare dei sacrifici oppure provare in questo sport che sappiamo benissimo che per essere un discreto giocatore bisogna lavorare tanto dal punto di vista proprio, ecco, proprio di sacrifici. Andiamo avanti con la nostra panoramica, abbiamo scelto tre nomi, quelli dei ragazzi che hanno fatto meglio in quest'ultimo mese agonistico. Incomincerei da Giuseppe Caparco, ragazzo del Vomero, in semifinale a Sorrento dove ha battuto anche Mariano Esposito 2-4, semifinale contro Di Mauro, chiaramente proibitiva, però un ragazzo che è cresciuto tantissimo nell'ultimo periodo e dovrebbe, anzi non usiamo il condizionale, andrà sicuramente in seconda. Sì, eh, Giuseppe è un ragazzo molto volenteroso, eh, conosco lui, conosco il padre, ogni tanto parliamo eh, del tennis eh, sia ad alti livelli che eh, a livello diciamo, interclub. Ma lui si è sacrificato molto, si è sacrificato, ha avuto dei problemi fisici, mi ricordo che è cresciuto molto e quindi ha avuto dei problemi notevoli alle ginocchia, quindi si è fermato per un periodo. Adesso presumo che stia in una forma eccezionale anche perché il suo tennis è un tennis di attesa in un certo senso, quindi a questi livelli qua giocare a tennis e sbagliare poco produce molto. Bisogna solo valutare in prospettiva se ha bisogno di lavorare da un punto di vista aggressivo, che è quello che poi il tennis professionistico serve voglio dire. Credo che i meriti ce li abbia perché arrivare in semifinale, un torneo come Sorrento, battere Mariano che credo che sia 2-4, oltre ad aver battuto altri di seconda categoria vuol dire che è un buon secondo, quindi merita di stare in quella categoria. Ed è un... So che ha tanta voglia di arrivare, quindi mi auguro che quella voglia che lui ha espresso sempre, sia a parole sia nel campo, possa dargli delle grosse soddisfazioni. Se siamo tuoi ospiti, se ti affidiamo il pagellone, è perché abbiamo scelto anche Massimo Lupi. Ottimo il rendimento anche per lui, certa anche la, la promozione, certo il passaggio in seconda. Sì, Massimo quest'anno passerà in seconda, già i punti per la seconda categoria. Eh, certo sono molto soddisfatto anche perché abbiamo avuto... è un ragazzo che si è impegnato, si è impegnato dall'inizio da quando ha deciso di, di, di intraprendere questa strada, eh, strada tosta, dura piena di sacrifici perché lui ne fa tanti, effettivamente ne fa tanti lui dice se a casa, sì, non ti, no lui è uno che la mattina arriva qua alle 9 sa già quello che deve fare, prende la cumana e i sacrifici hanno ben pagato ovviamente adesso abbiamo degli obiettivi ben diversi cercare di salire il più possibile in classifica sia nazionale e se ha le qualità per giocare anche qualche torneo internazionale proveremo a farli la, la, la categoria è abbastanza proibitiva per adesso, in questo momento, però ho delle ottime speranze, sia per lui, lui è un ragazzo molto attaccato allo sport, al tennis e quindi credo che qualche altra soddisfazione se la prenderà. Bisogna lavorare duro, sappiamo che lo sport agonistico è duro in sé per sé, il tennis sei da solo, aiutato da qualcuno che forse gli può dare una mano, gli renderà la vita un po' più facile. Dobbiamo solo sperare che qualche risultato gli dia lo stimolo giusto per continuare ed esprimere il suo tennis che sicuramente sarà più aggressivo. Fino ad ora abbiamo lavorato su una parte diciamo, di continuità, adesso dobbiamo cominciare l'esplosività vera e propria nel tennis, quella che poi conterà per poi giocare a un livello superiore. Quello ha detto Massimo è quello che penso soprattutto anche io, cioè bisogna tenere duro, e lavorare molto, anche perché la vita non è facile, su cioè tutti i fronti penso che chi fa più sacrifici verrà ripagato poi in un futuro questo cerco di fare il massimo gio giorno per giorno senza avere obiettivi chissà che obiettivi però cercando di dare il massimo sempre perché metterci cura su quello che si fa la passione e tutto il resto poi se andrà bene sono più contento se poi non avrò soddisfazione oppure per vari problemi non arriverò non sono diciamo, dispiaciuto perché comunque ho fatto quello che devo giusto di fare Ultimo nome che poi ci fornisce un assist perché è compagno di categoria di Simone Boscatto, almeno per quest'anno, Simone è il tuo figlio, Manola. Pietro Manola, la sorpresa delle ultime due settimane, tanti risultati mh, positivi sicuramente, vittorie contro giocatori più forti in classifica ed è, se non sbaglio, primo anno Under-14. Lui, sì, Pietro è del 2000. Sì, è del 2000, quindi so che sta facendo dei buoni risultati anche con nei pro, nei, nelle categorie superiori. Quindi sta, eh, conosco il padre, ci conosciamo da tanti anni. Marco è stato un, un buon giocatore di seconda e è molto appassionato. Eh, tanto merito sicuramente ce l'avrà lui che eh, lo ha seguito, lo segue, lo, lo accompagna. Eh, e Pietro è un ragazzo volenteroso, ama il tennis da quando lo conosco, sono oltre. 3-4 anni che lo segue in un certo senso e, e, e sta migliorando. Per, per ottenere questi risultati vuol dire che sta cominciando, nonostante non sia ancora under 14. Abbia fatto un progresso notevole. Io penso che la categoria sia uno tra i, tra i migliori, sicuramente a livello nazionale, anche perché questi tornei, se comincia a battere gente eh, diciamo, mh, più grande e con un'affermazione del genere, vuol dire che a livello giovanile, a livello under 14, eh, sicuramente darà delle soddisfazioni. L'ultima battuta ci consente di avere quasi uno scambio in famiglia, padre-figlio. Perché Simone anche ha fatto bene quest'anno, promozione in terza, nella prima parte di stagione buoni risultati, poi ha calato mh, probabilmente ecco, l'impegno e anche la frequenza nei tornei, perché non l'abbiamo visto più tanto spesso. Da padre, maestro, figlio, che cosa gli dice? E poi sentiamo anche la risposta di Simone. Simone ha avuto. Un buono, un buona, una buona prima annata, diciamo, una, un, i primi sei mesi molto, molto positivi dal punto di vista di, di voglia e di, e di carattere. Attualmente non è molto convinto di quello che può fare. Io al contrario, invece, continuo a ripetere che eh, ha una palla molto veloce rispetto alla categoria. Ovviamente sappiamo benissimo che la palla è veloce bisogna anche metterla in campo. E non. Ehm, sono convinto che nel momento in cui lui capirà che il, il, il gioco che lui esprime potrebbe anche cominciare a dare frutti tra un paio d'anni, io sono convinto che si toglierà anche lui delle belle soddisfazioni. A me piace tantissimo questo sport, anche perché lo pratico ormai saranno dieci anni, da quando sono nato più o meno e quindi sicuramente voglio arrivare a livelli alti. Questo è il mio obiettivo, però devo metterci impegno e passione. La passione c'è, l'impegno un po' di meno. Quello verrà piano piano acquistando sempre più fiducia eh, ed è quello che spero per il futuro.